Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale, eccoci qui di nuovo con Far Cry Primal, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dal nostro insediamento, e quindi possiamo fare un po' di missioni a questo punto. Direi di andare dalla tipa che a quanto pare ha qualche compito per noi. Salve, scusi. Smarka katakar? Sì, mi dica. Guar ti chaskaman chlausarsh, ma ci winja guamarsh, aguapati pacharsh, aish kauha damshamas. Ulashwai shwaida winja cha ti chaya. E va bene, quindi dobbiamo, cosa ci manca? La pelle di cervo. Missioni Brastar. Sì. Allora, aspetta, momento, vediamo dov'è il cervo. Qui. Andiamo a caccia di cervi. Pronti, pronti. Ma sì, già che ci siamo, approfittiamo per cacciare un pochino. Certo, questa cosa potrebbe limitarci un po' nelle costruzioni. Magari quando ci servirà qualcosa di più raro. Più che altro perché, ad esempio, negli altri Far Cry, sostanzialmente pelli di animali servivano solo ed esclusivamente per migliorare magari il nostro equipaggiamento. Qui invece servono per, quanto pare, per costruire il nostro insediamento, che è necessario, diciamo, per poter andare avanti. Ah sì, questo è il nostro rubacchiotto. Aspetta, cerchiamo di individuare un po' di bestie. Sta annusando in giro. No, quelli non sono cervi, quindi vediamo un po'. Siamo in zona cervo, sì? Sì. Non dovrebbero essere cervi, poi vorrei sbagliarmi. O forse sì. Ce m'hanno il lupacchiotto, va. Là. Devi essere più cazzuto, lupo. Domagna però, aspetta, mi scusi, è una capra infatti. Allora. Bravo cucciolotto. Così, con cattiveria. Ora potremmo anche utilizzare il gufo per cercare dei cervi, però cerchiamo di farlo senza supporto aereo. Quella sarà un'altra capra, sì. Cazzo stanno sti cervi, scusate. C'avevo appuntamento col cervo in zona. Sì, adesso ce ne stiamo andando un po' troppo in là. No, torniamo qui perché quella è zona appunto di capre. Noi dobbiamo prendere i cervi. In linea teorica il cervo è probabile che sia più in alto rispetto alle capre. Comunque. Forse sono quelli lì. Allora, quello potrebbe essere un cervo. A corna ci stiamo. Devo cercare di fare colpo preciso. Non saprei. Pelle di cervo bianco raro, ecco perché. La belva sta qua, no, vabbè, la lasciamo fare. Vediamo se quello lo riusciamo a beccare, no, eh. Che cazzo. Stiamo spendendo un quantitativo. Ok, se n'è andato, vabbè, vaffanculo.
raccogliamo un po' di tutto. In realtà ce ne serviva solo una di pelle di cervo, però colla maledetto. Aspetta, avviciniamoci un pochino, se riusciamo a prendere un altro non sarebbe male come cosa. Guarda che culo. Fermati con sta capoccia, vaffanculo. Scusi, eh. Ok, pelle di cervo ci siamo. Va bene. Guarda, mi sposto rapidamente e costruiamo la capanna della tipa, allora. Adesso possiamo farlo. Così ci dà almeno le sue missioni. Capanna di Syla, ricompense, missioni di Syla, attività da raccoglitore, ricerche, mimetismo olfattivo, a prova di fuoco e aumento di velocità. Oggetti gratis nella tua scorta delle ricompense tutti i giorni. Okay. Si può migliorare ancora di più con canne ardesia, pelle di mammut e una popolazione più ampia, vabbè. Allora, a questo punto direi di andare a parlare con Syla. Si è imboscata qui dentro. Cos'altro possiamo fare qui? Migliora ricompense e abilità di sopravvivenza. Pelle di capra. Ma sì, famola, va, che ce frega. Facciamo anche questa. Questi si fomentano per le costruzioni, va bene. Ok, miglioramento per l'arco, miglioramento per la clava, bomba pungente da lanciare. Quindi possiamo anche andare a vedere le nostre abilità. Adesso ci ha sbloccato qualcosa in più, come una barra di salute in più. Successivamente ci saranno queste. Rigenerazione. Trovi più due carni quando scuoi la maggior parte degli animali. Oppure trovi più legno, pietra, carne, argilla e polvere di pietra. Anche questa non è male. Anche questa. Vabbè, tanto questo è un punto abilità. Più due grasso animale, più due pelli animale. Anche questa è utilissima. Però ci serve prima questa qui. Facciamo questa e questa. Va bene. Allora, ma dove cazzo sta imboscata quella? Ah, sai là. Senti un po'. Numas palhur winja guasham. Bene, bene. Ti dam shayao gar saila. Takar guasham. Guasham, ha, guarpa di pachars. Tu guama parshai. Haita, chawa su chaudam. Nu, aquí está. Mi jan has ha guasham. Chaja, marwa udam waidam. Si chau sinacham. Si, warja gua. Ti. Udam Shayar Guama Dwayam. Tu sai Arshi Tachisla Malashata Warpati. Thank you.
Perfetto. Allora, abbiamo le nostre risorse quotidiane, apri scorte. Vabbè, la carne. Nel sacco, il nostro sacco è pieno un po' di tutto. Risorse per il villaggio, quindi ci mette anche eventuali pelli di animali. Vabbè, quelle le dobbiamo trovare naturalmente. Ma non possiamo tipo spostarle, che ne so, dal sacco a qua, no? Va bene, comunque dobbiamo sempre parlare con Syla. Combattimento corpo a corpo. Le clave sono armi rapide in grado di colpire più bersagli con un colpo solo. Le lance sono lente e potenti e colpiscono direttamente davanti a te. Sono più efficaci quando vengono lanciate. Tieni premuto R2 e rilascia per un attacco pesante. Stordisci i nemici e infliggi danni ingenti. Le armi infuocate vengono tenute davanti a te. Sì, anche perché sennò prendiamo fuoco. Quindi abbiamo un'altra clave. Aspetta, che è successo? Udam Shanti Hasa. Sì, eh? Capitano, massacrato. Questo mi sa che è cazzuto, eh? Mai marcia sar, Wingiamana. Ulai qua. Ciuta Marita. Usai salva Guan! Palhuda! Palhuasmas! Nu, takar, massi hayauda! Sì, ok, ho capito, però... dov'è la mia clava? Eccola. Ma... è questa qui direttamente? C'è lo frontale sotto attacco. Ok. Aspettate, proviamo un po' gli attacchi corpo a corpo, ragazzi. Anche se io preferisco di gran lunga. L'arco, ma... perché non cura belva? Ah, ok, era. Ma come sto uscendo? Non è vero. Sto spaccando dei culi. Vabbè, torno indietro, va. Aspettate, fatemi arrivare. Fatemi tempo. Portate zitto. Guarda quello dove sta infrociato. Vieni qua. Maledetto. Aspetta, va, te lancio il cane. Guarda, già ti sta mangiando il cane. Vieni qua. Andiamo di qua. Sì, facciamo un po' di corpo a corpo, ragazzi. Però c'è anche il fuoco amico, come state notando, eh. Aspetta, dov'è la mia belva? Grande. No, no, ho sbagliato. Vaffanculo. Aspetta, mi curo anch'io. Ugh!
Ok. Ce l'abbiamo fatta? Udam shanti ati. Uhai attacker. Zait marwa huwan. U arsh shazdarwa guja. Uinja duai. Ni. Ok, quindi dobbiamo andare a bruciare il loro campo, a quanto pare. Allora, aspetta, togliamo... è lontanissimo. Vabbè, andiamo. Cerchiamo di fare in modo medio stealth. Quelli continuano ad andare, mi sa. Si sentono in lontananza, sì. Eccoli. Dove sta? Ah, giovani. Quell'altro dove sta incrociato? Guardalo qua. Aspetta, mi curo. Siamo qua, va. Non so che è un nemico, invece sto cazzo di coso. Che scuoiamo, perché magari la pelle ci serve, eh. Anche la carne, in realtà, visto che stiamo mangiando come se non ci fossero domani. Dai, dai, eh. Lupacchiotto ci segue, noi passiamo in questo modo, così cerchiamo di stare in un luogo un po' più alto rispetto ai nostri eventuali nemici. Ok, ce l'abbiamo qua questo. Aia, c'è anche un giaguaro, ho sentito. Vabbè, andiamo direttamente alla fonte noi. Magari blocchiamo l'arrivo dei rinforzi. Cazzo! Merda! Scusi! Momento! Aspetta! Lascia stare un pacchiotto! Merda. Merda. Siamo morti. Sto cazzo però. Aspetta, lupacchiotto. Vabbè, ma come cazzo si fa? Non riesco tempisticamente. Vabbè, è morto il cane. Vabbè, sto cazzo però, Dai cazzo, ma neanche una collinetta riesci a fare. Ok, accucciati. Ci nascondiamo nella vegetazione, sì. Un tour. La cosa migliore è andare un po' più in alto.
senza farci vedere eventualmente. Guarda! Mi sa che stanno qua sopra. Sì. Scusi, eh. Aspetta, mi hanno ammazzato il lupacchietto. Aia. Aia. Cazzo. Cagnolo, aspetta, perché qua... Lo sta. Levati da cazzo. Oh, scusa. Dai, dai. Toto, te la lascio là. Vaffan. Caglionolone, se vuoi te li puoi mangiare questi, eh. Magnatelo. Sì, è molto poco resistente il nostro cagnolozzo. Oh. Allora, possiamo accendere la clava? Sì. Posso andare bene, pian piano gli diamo fuoco. Forse. Aia, ci siamo bloccati qua. Ok, ci stavamo anche dando fuoco. Sì, lo so, stanno arrivando altri nemici, ma noi... sprezzanti del pericolo. Diamo fuoco a tutto prima. Ok. Spegniamo fuoco. E spacchiamo giù. Aia. Dovete lasciare stare cagnolone. Dove state? Vieni qua. Pappa. Carica, carica. La. Carica. Dove stanno? Aspetta, c'è un altro da qualche parte, forse qui solo. Ok, l'abbiamo fatta? Va bene. Sì, abbiamo fatto un po' di danno in realtà, eh. Non è stata proprio immediata la distruzione del villaggio, ma quel cazzo di orsacchiotto ci ha spaccato le gengive. Udam Guanta? Udam Mari. Ul Atiguaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udam Mari. Winja Baltasha. Guaifamas. C'ha con le orecchie questa? Dawson. Sanna quai da shanchi parishai. Salwa winja marwa. Machi. Sami gartici nafa.
Winjai. Winjai. Ma quei due sono uguali, sono gemelli. Winjai. Winjai. Ok. La lotta per Oros ha inizio. Va bene. Allora, apriamo il menu della mappa. Dei Wenja scomparsi con abilità uniche sono stati visti l'ultima volta nelle regioni indicate. Esplora Oros e porta questi abili Wenja nel tuo nuovo villaggio. Va bene. Ci ha sbloccato qualcun altro di questi? Sì, ci ha sbloccati direttamente qui. Sì, la strada è bella lunghetta per raggiungerli, eh. Comunque, vediamo un po' di abilità, cosa possiamo sbloccare. Quelle di raccolta sono utili in realtà, quindi io le vado a piazzare. Anche quelle di sopravvivenza, volendo, però poi vedremo anche quelle. Questo ancora non ci ha dato bonus. Vabbè, ancora non li abbiamo salvati. Ah, ci ha sbloccato anche queste altre. Va bene, va bene. Allora ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Far Cry Primal. Siamo sopravvissuti bene o male all'attacco di sti tipi, un po' meno a quello dell'orso, ma va bene, va bene. Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sul secondo canale e sulla pagina Facebook, e ci vediamo con la prossima avventura qui nella giungla del nostro primitivo uomo delle caverne. Alla prossima, saluto a tutti da Quel Taleale.